Buongiorno carissimi, bentrovati in questa quarta domenica del tempo ordinario. La liturgia della parola di oggi è molto ricca, abbondante. Il brano del Vangelo è proseguito di quello di domenica scorsa, siamo al capitolo 4 di Luca, dal versetto 21 al versetto 30. Gesù, ricordo che era a Nazareth nella sinagoga, aveva letto il rotolo del profeta Isaia e aveva detto: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E oggi abbiamo la reazione dei nazaretani. Ed è vero che certe volte nella vita vorremmo l'esclusiva, però è vero che non sappiamo nemmeno come viverla, perché i nazaretani erano meravigliati delle parole che uscivano da Gesù e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, quindi pensa anche a noi, quello che hai fatto a Cafarnaum fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova di Sarepta di Sidone. Così come i lebbrosi, parla anche cita Eliseo e via di seguito. Gesù è venuto per me, per te, per tutti. Gesù non ha l'esclusività di essere imprigionato chissà dove e riconoscerlo come il Signore, il Salvatore. Ecco allora perché la prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia e si racconta la vocazione di questo uomo scelto da Dio ancor prima di essere formato il grembo materno. Ti ho stabilito, dice, luce delle nazioni, tu dunque stringiti le vesti ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a far paura davanti. Farti paura davanti a loro. Allora, la consapevolezza che se siamo chiamati a portare un annuncio, il Signore è con noi e noi portiamo la Sua parola, l'evangelizzazione è portare spesse volte la nostra testimonianza di fede, come viviamo il nostro rapporto con Dio, questa intimità con Lui, che a ricasco è anche nei confronti dei fratelli e delle sorelle con i quali condividiamo questa esistenza terrena, ma nello stesso tempo non abbiamo quell'esclusività, noi abbiamo ragione, voi avete torto, io ti annuncio una grande gioia, e quella è l'annuncio un po' che i pastori si sentirono dire dagli angeli: oggi è nato per voi il Salvatore. Ecco allora che questa domenica la vogliamo vivere anche sotto la scuola di San Paolo, che nella seconda lettura di oggi, tratta dalla prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 12 e 13, il famoso inno alla carità, vogliamo dire che fra la fede, la speranza e la carità, tutte le più grandi è la carità, e saper vivere con amore. E riconoscere innanzitutto il Signore, vivere un rapporto di amore con Lui per donare questa testimonianza di amore nei confronti dei fratelli, né più e né meno. È un impegno non indifferente, però è vero che dall'abbondanza del cuore può uscire soltanto quell'amore che il Signore ci dona con generosità. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi. Non scoraggiamoci quando ci sentiamo rifiutati perché annunciamo Cristo, lo è stato anche Lui, addirittura proprio dentro casa. E quindi, forti di questa convinzione che la Sua parola è verità e la grazia che riceviamo è vita per noi, allora siamo anche noi forti nel portare questo annuncio di salvezza. Un abbraccio fraterno, buona e santa domenica e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.